下。Che ha fatto intorno a Castel Sforzesco. Cosa mi dispiace? Che il pavimento si è fatto tutto il posto. Ma io dico che ho un problema grande da mettere per la Cina,
posso anche. Sforzi rialzate. Sforzi rialzate fino a meno da più di scontere. E proprio non c'è più sforzo, abbiamo 150, 56, porto che si sta entrando a tetto Antonio Alti a Verolino. E poi di Galeazzo, mi sforzo, sempre con 56, poi di fronte all'accesso partendo per Alta Ferrini, qui lo vedete con modo 180, 189. Entrando la chiesa di Tramante. Sto vestendo la sezione di Box City che è fatta qui a Castello Sforzesco. Con i suoi prima coppia di questo Francesco di della zona di Chiura Rocca e si mette talmente a corte grande verso un punto lavatoio perché è stato morto, sono ricisa dalle pubbliche indennità di sconti per 5.500 euro, giù se più un lucro c'è la fortificazione di Padre Galeazzo, la città della nostra campagna e si è avuti con un po' di anni, già isolati per il suo muore. Dove si trova in questo spazio di Scusi, che ora che funziona? Quella che aprite? Ma guardi, noi stiamo solo mettendo la corrente qua, queste colonnine. Questo fa non sale verso che ora, no? Non ho idea. Capito, grazie. Però può chiedere al ragazzo col cappello. Grazie. Vedete che qui si apre la mostra e la togliamo. Comunque la parte cruciale è qua al castello, diciamo, delle, potresti diffuse per... Sono tantissimi eventi, qui sono concentrate tante sale, tante cose. C'è per caso qualcosa anche sui Ateneo Superiore, c'era una volta una mostra dei libri? Allora, i libri quest'anno non sono in sala panoramica, sono qui all'Agora di Expo. Ah, ok, quindi dentro. Sì, da domani è aperta e può visitare i libri. Grazie. Prego. Per domani.
Bonino, il campione del momento di giocare di Verlovo Visconti, con Giovanni Conk, secolo XVIII. Sassen, Sassen è quello di Glosa, di Lombardia, di Legno. Sono dei fuori. Stanno restaurando. Vabbè. Funebre dopo questo
carina. Ascolti. Un bambino. Ma come dicevi, no. Scusa per Giacomo, è stato male di conoscere, ma in questo marzo non ci vuole più città del tutto. Quindi la fanteria, Orioni, Borgognotti e Zuccotti, 16 secolo. Duelli. Sono di punto, non so come dire, se è più possibile. Io sparo su 100. Sparo su 100. Scusa,
Scusi, un'informazione, si può scendere un attimo dalla porticina per riprendere la fontana? Sì, sì. Grazie. Ah, ho capito bene, grazie. Visconteo. Non ci puoi dire come si chiama. Grazie. Giorno. Passaggi segreti che collegavano il castello alle porte e la muraglia, e così i duchi potevano scappare. Quindi c'erano anche diversi passaggi segreti studiati la cinta esterna, è stata battuta ai tempi di Napoleone, era una struttura esterna di protezione a stella. Quindi alla fine, vedi, è uscita la teoria, però è
del parco, Torre Branca mi pare. Qui sono le strade segrete, come diceva la guida, una capienza dove può portare addirittura, sono a cavallo, torcio in mano, e alcuni sono ancora, ci sono ancora, però anche che della sacristia della chiesa cristia della Chiesa delle Grazie, per una finta porta in legno, c'è possibilità di andare alla Chiesa Grazia fino a questa Sforzesco. Non lo so, non lo so, non lo so.